Amici della Voce dallo Stadio, buonasera da Matteo Mosconi. Siamo qui allo stadio Speroni di Busto Arsizio, dove è da poco finita la sfida fra la Pro Patria e il Novara. Un trionfo assoluto quello del Novara, che vince 3-1 e si rilancia clamorosamente in classifica. La formazione di Banchieri si affaccia alla zona playoff dopo diverso tempo dall'inizio del campionato. Sale a quota 45 punti, aggancia il Grosseto, ma in virtù degli scontri diretti a favore lo supera momentaneamente. Per la Pro Patria una sconfitta abbastanza amara. In caso di vittoria i Bustocchi avrebbero superato in classifica il Renate salendo a 59, rimangono invece fermi a quota 56 i ragazzi di Javorcic. La partita è stata una partita veramente bellissima. Dopo pochi secondi Parker ha colpito un palo in maniera abbastanza fortuita, ma in quel caso il gol della Pro Patria avrebbe cambiato il destino di questa gara. Una gara che nel primo tempo ha vissuto di fiammate. Nella ripresa Lanini sblocca il punteggio dopo 6 minuti dal fischio del direttore di gara, con una meravigliosa punizione degna di Pinturicchio Alex Del Piero. Poi il Novara raddoppia in contropiede con un lancio di Buzzego nella ricerca di Rossetti, che a tu per tu con Greco batte l'estremo difensore della Pro Patria per il gol del 2-0. Nel finale la Pro Patria riapre la gara con un colpo di testa ravvicinato di Boffelli, poi un palo, il secondo colpito da Parker, una doppia clamorosa chance capitata sui piedi degli avanti del Novara, prima con Lanini e poi con Panico, traversa e palo, e poi alla fine il gol del definitivo 3-1 di Malotti, che chiude il risultato e regala 3 punti alla formazione di Banchieri. Dallo stadio Speroni di Busto Arsizio è tutto, un saluto da Matteo Mosconi e noi ci vediamo alla prossima gara.